Sì, sono dati, diciamo, negativi oltre le aspettative, segna una situazione chiara di recessione, anche se poi c'è un giudizio problematico su tutta l'economia europea, cioè un rallentamento che riguarda anche paesi come la Germania, che quindi dovrebbe fare, una riflessione, su quello che significa Però sia noi per le saremmo sue gli economie. unici tecnicamente Gli in unici recessione. tecnicamente in recessione e quindi dobbiamo anche farci delle domande sul perché. Ci sono paesi che stanno ripartendo, per esempio la Spagna, dove, come è noto, c'è stato l'intervento della Troica, ma paga un prezzo altissimo in termini di disoccupazione, quindi va valutato anche, i pro e i contro. L'agenzia di Standard Poor's aveva dato molto credito agli effetti di breve periodo degli 80 euro, che invece, come è sempre stato detto, possono generare degli effetti sul sostegno dei consumi nel medio periodo, perché la gente deve sapere che sono stabili e quindi avere fiducia sul futuro, più Lei dice che fiducia aveva sul sbagliato prima futuro. l'agenzia Standard Ma & secondo Poor's me a dire. forse aveva sopravvalutato nel breve periodo questo effetto. Io credo che, oggi Renzi ha una sola strada. Perché noi dobbiamo ricordare che, a differenza di altri paesi europei, abbiamo ormai il 137 sul PIL del debito, perché man mano che il PIL diminuisce il rapporto col debito aumenta e quindi non ci possiamo permettere di fare operazioni unilaterali sulla spesa o sul maggior deficit. Dobbiamo contrattare e con l'Europa e deciderlo insieme. Per deciderlo insieme i messaggi sono stati chiarissimi. Bisogna andare avanti sulle riforme e credo che Renzi, imboccherà, come in qualche modo ha già detto di voler fare, questa strada in modo netto. Naturalmente ha dei problemi nella maggioranza, in particolare nel suo partito, e lì si eserciterà la sua capacità di leadership, E qui perché le riforme un sono state problema è sempre il. annunciate, il problema è riuscire politicamente a farle. Questa è la marcia in più che, Ma un si problema aspetta di da Renzi Renzi. è Stefano Fassina in questo caso.